Salve a tutti ragazzi, da Pier Dark Knight 91 ci ritroviamo in Digimon Story Cyber Sleuth. Allora, ho dovuto dedigevolvere Rides Greymon, Cyber Dramon, Garudamon, Mega Kabuterimon. Come potete notare, il livello adesso è 1. E al raggiungimento del livello necessario, Cyber Dramon potrà fare l'ultima digievoluzione. Cosa succede per Rides Greymon? Nonostante abbiamo fatto quel procedimento della digievoluzione, a volte serve anche farlo per più di una volta, perché adesso ha un abi da 35, può fare 1/2 digievoluzioni, ma secondo me quella più importante non la può fare. Andiamola a vedere insieme ragazzi per farvi capire. Allora, se noi andiamo su Digievolvi e andiamo su Rides Greymon, potete notare che questa digievoluzione richiede l'abi da 40, mentre gli altri invece da 20. Quindi secondo me questo è il Digimon più forte e noi aspettiamo. Prima di fare queste digievoluzioni e schiusure, vorrei farvi vedere giusto un intermezzo, poi ci andiamo subito a tuffare nelle schiusure e digievoluzioni. Allora, andiamo dove ci sono tanti Digimon, questo qui, Digital Line. Vediamo se esce qualche Digimon che abbiamo bisogno. Qualche piccola scansione ci serve sempre. Ecco qua, ce l'abbiamo, però noi li combattiamo anche per far salire di livello i nostri cari mostriciattoli virtuali, che adesso hanno comunque un livello molto basso, tranne Wergarurumon, che ha bisogno di ancora qualche livello per poter fare la digievoluzione, ma manca davvero molto poco, eh. Ok, nel frattempo eliminiamo questi due Digimon e vediamo se salgono di livello. Ecco qua, mamma mia, 8 livelli! Hanno fatto 8 livelli, ragazzi. Bene, bene, bene. Andiamo avanti. Questi dungeon molto importanti, diciamo, per catturare la maggior parte dei Digimon che ci mancano, catturare, scansionare. Facciamoci l'ultima prima di uscire fuori da qui e andare a fare le nostre schiusure di evoluzioni. Ecco qua, di nuovo loro due. Diciamo che qua ci sono molti Tirannomon. Nel frattempo li eliminiamo con Wergarurumon, che è una cosa spettacolare. E attenzione, perché oggi ne vedrete delle belle di digievoluzioni. E vi dico solo Agumon, vi dico solo digievoluzione di Agumon, digievoluzione di Garurumon. Attenzione, non è sicuro Garurumon, Wergarurumon, però noi vediamo se si può fare. Mi sa che manca ancora qualcosina, tipo la difesa. Però nel frattempo, mamma mia, livello 10 già, buono. Ok, ci andiamo a fare le schiusure adesso, giusto per farvi vedere ragazzi. Adesso andiamo a fare ciò che volete vedere, schiusure e digievoluzioni. Andiamo. Ok, andiamo a vedere prima di tutto se possiamo convertire qualche Digimon che ci manca. Allora, ecco, Impmon mi manca e io direi di andarlo a scansionare, cioè a schiudere. Questo è scansionato al 200%. Vi ricordo che scansiono solo, cioè faccio nascere solo i Digimon che hanno una scansione del 200%. Sukamon no, ok. Solo questa per il momento. Adesso andiamo a fare le digievoluzioni e andiamo con Metal Greymon Blu, che può fare la digievoluzione in Black War Greymon. E noi l'andiamo a fare. Noi la andiamo a fare perché è bellissima, perché non so se è l'ultima digievoluzione, penso di sì, spero di sì. Almeno abbiamo già il primo completato, molto bello, eccolo qui. Ok, sì, è mega, penso che è l'ultima. Mamma mia, è uno spettacolo. Sì, abbiamo passato la memoria. Spostiamo qualcosa? Vabbè, lo facciamo dopo, ragazzi. Allora, Black War Greymon può fare ancora una. Ragazzi, può fare ancora una digievoluzione Black War Greymon. Non ci posso credere. Fatemi sapere che cacchio di... Ah, forse questa è la fusione. Giusto, ragazzi? Fatemi sapere. Mentre Black War Garurumon può fare questa digievoluzione che non mi piace,
lo vorrei portare in Metal Garurumon Black, però serve ancora un po' migliorare la difesa, perché noi siamo con 138 di difesa, ma abbiamo gli equipaggi che ci danno più 25, mentre qui ci richiede 135 senza equipaggi, quindi dobbiamo aspettare ancora un po'. Penso nella prossima puntata vedremo la digievoluzione. Megatramon non può fare ancora nulla perché serve l'abbi da 20 e noi non l'abbiamo, quindi anche lui dovrà dedigevolversi. È un casino, ragazzi. Rapidmon, stessa cosa, l'abbi, quindi piano piano mi devo dedigevolvere e riportare di nuovo, mamma mia, un casino. Mentre per Mega Kabuterimon l'abbi l'abbiamo fatta, quindi servirà solo il livello 55, 50 o 45. Noi siamo qui a livello 25. Spero proprio nella prossima puntata di riuscirci. Cyberdramon l'abbiamo appena fatto. Ho visto la prima digievoluzione che è Justimon. Sì, ho detto bene, Justimon. Però serve il livello 50. Adesso l'abbiamo fatto digievolvere, quindi nulla da fare. Così come Garudamon, nulla da fare. Raizgreymon, la stessa cosa, dobbiamo aspettare. I titolari diciamo che li abbiamo fatti. Adesso andiamo nella farm di livello 1 e vediamo se c'è qualche digievoluzione. Allora, abbiamo Numemon. Numemon può fare queste 3 digievoluzioni. Etemon l'abbiamo visto, non l'abbiamo, però vorrei vedere se questo è il Digimon che mi serve per livellare velocemente. Mi servirebbe il Platinum di questo Digimon, se non sbaglio è proprio questo. No, ce l'ho ragazzi. Black Knight Numemon. Ah, ok, vabbè. Paniamon, nulla da fare, serve l'abbi da 20, anche lui deve fare la dedigevoluzione, mamma che casino. Gatomon, mi avete detto che c'è una forma che porta Gatomon alla digievoluzione di Angemon versione femminile. Non può fare queste due, però può fare questa, che è quella che ci manca, che non abbiamo mai visto, io direi di farla. E speriamo che è quella che volete vedere. Andiamo a vedere. Gatomon si va a digievolvere in... Eh sì, è proprio quella che volevate vedere, ragazzi. Angewomon. Ah, ok, bella, mi piace, molto bella. Nella farm 2, visto che nella farm 1 abbiamo fatto poche digievoluzioni. Allora, Angewomon l'abbiamo appena fatto. Ci manca Lilamon e noi ce l'andiamo a fare perché l'abbiamo solo vista, quindi belle digievoluzioni. Cerchiamo di portare molte forme nello stadio quasi finale e poi vediamo se servirà di digievolverli. Mi sa di sì, perché Lilamon, se ha un'abbi da 13, e molto probabilmente richiederà molto di più per fare l'ultima, quindi raga, bisogna fare così, mamma mia. Ieri, per portarvi questo episodio, non immaginate che cacchio ho combinato. Allora, vabbè, Agumon, questo Agumon non lo voglio digievolvere. Poi vediamo, ragazzi, anche se ha un abbi già altissimo. Sidramon, niente, qui non può far nulla. Wormon, ok, Wormon, oh, sì, ragazzi, Kuwagamon è il Digimon che mi piace tantissimo. Lo voglio fare, non me ne frega niente che c'erano altri Digimon molto più potenti, non lo so se sono molto più potenti, però ragazzi, questo Digimon mi piace tantissimo. Se non sbaglio è il primo Digimon che compare come nemico nella prima serie dei Digimon. Digimon, non mi ricordo come si chiama, comunque. Kuwagamon, eccolo qui, bellissimo. Nel frattempo andiamo avanti. Sidramon, l'altro che l'avevamo, niente. Gaomon, ecco qua, abbiamo Gaomon che può fare queste digievoluzioni, visto che Gargomon l'abbiamo avuto, Ogremon ce l'abbiamo, però Gargomon ha altre digievoluzioni che volevate vedere, però secondo me si può arrivare anche con Gaogamon. Io voglio cercare di completare, diciamo, tutta la libreria dei Digimon, e questo ci mancava, l'abbiamo solo visto, e io non ho resistito, anche se ho un abbi da 8, voglio sperare poi alla digievoluzione. Tentomon, allora, Waspomon ce l'abbiamo, ci abbiamo tutto, quindi dobbiamo andare a caso, ragazzi, e poi vedere se
C'è qualche digievoluzione che ci manca. Andiamo su Kabuterimon, anche se ce l'abbiamo già. Adesso abbiamo Mega Kabuterimon. Però noi ci proviamo, noi li facciamo. Poi se nel caso li fondiamo con altri. Eccolo qua. Vediamo, scusa vediamo adesso subito se c'è qualche digievoluzione che ci manca. Ok, Sherrimon ci manca. Lilamon ce l'abbiamo. Ok, possiamo fare Sherrimon dopo. Andiamo avanti. Tsunomon ha queste digievoluzioni. Ci manca questo e serve un cam da 10. Io direi subito vi faccio vedere come si aumenta anche il cam. Adesso vi faccio vedere. Tsunomon ha bisogno del cam e nel, mi sono dimenticato, nel Farm Island 2. Andiamo nella farm, nell'Island. Aspettate ragazzi, metto a ad allenare questi. Ok, allora bisogna andare nella Farm Island 2 per aumentare il cam, andare su Digimon che ci serve, eccolo qui, e dargli i Digimit. Dandoci i Digimit, come potete notare, c'è il cam che aumenta. Adesso potrà fare quella digievoluzione se arriva a quello che ci chiede. Noi continuiamo a darceli. Ok, vai. Sì, ma li devi mangiare, non li devi buttare, che non li andiamo a comprare insieme. Ok, c'ha un cam da 17. Quando richiedeva, ragazzi, mi sa che stiamo a posto. Andiamo a vedere, usciamo dalla farm. Comunque è aumentato il cam, come avete notato. E adesso andiamo su Tsunomon e può fare, eccola qui, la digievoluzione. L'unica che non abbiamo visto, l'unica che ci manca della forma di Tsunomon. Andiamo a vedere adesso cosa ci va a capitare. Eccolo qui, molto bello questo Digimon. Vimon. Però mi sa che le forme successive le avevamo. Vediamo. Abbiamo avuto Vedramon, ex Vemon non l'abbiamo mai avuto. Questo è il Digimon che mi dite sempre, farlo digievolvere in questa forma che è molto forte, infatti me ne sono accorto. E poi c'è quest'altra forma che non abbiamo mai visto. Andiamo avanti. Poiomon che abbiamo, mamma mia. Passiamo in Tokomon. Questo Digimon è, diciamo, l'abbiamo fatto di digievolvere per la questione della digievoluzione successiva, che aveva bisogno di un abbi alto, anche se continua a rimanere a 8, vabbè. Visto che secondo me ho già visto altri Digimon che possono fare queste forme, io direi di andare su questa almeno per vedere che Digimon è. Non ce ne frega nulla ragazzi, poi piano piano ci facciamo tutto quello che ci manca. Andiamo a vedere. Bello, dai, caruccio. Crommon, quindi è una cornacchia che adesso molto probabilmente non potrà fare queste digievoluzioni. Come potete notare, l'abbi da 20 richiede e lui è abbi 12, quindi dovrò digievolverlo di nuovo. Che bottamento ragazzi. Agumon, Cubimon, andiamo a vedere. Cubimon può fare Taomon. Mamma mia. Facciamolo, dai, giusto per farvelo vedere, ragazzi. No, non pensate male, ragazzi. Per farvi vedere la digievoluzione, attenzione. Ok. Così, vedete anche questa forma, Taomon, che adesso, molto probabilmente, dovrò digievolvere per l'abi, questione abi maledetta. Andiamo avanti. Non abbiamo visto Tirannomon, se può fare. Ok, Tirannomon può fare tutte. Bravissimo questo Tirannomon, abida 9. Allora, questo mi sembra una palla e lo scarto a prescindere. Questo mi sa da dinosauro. Andiamo a fare questo e vediamo che digievoluzione va a capitare. Metal Tirannomon, attributo elettrico tipo virus. Bello, mi piace. Non so a voi, ma a me piace. Andiamo a vedere adesso. Può fare altre digievoluzioni, ma sempre questione abi maledetta. Mamma mia, bisogna crescere i Digimon. Non è facile, mentre i Pokémon è avanza e livella, i Digimon è avanza, digievolvi, un casino. Gotsumon può fare, oh brava Gotsumon. Allora ci manca Starmon, andiamo a fare Starmon.
Dai, 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 così vi voglio, dai, tante digievoluzioni per i miei fan che non aspettano altro il venerdì, il sabato o quando esce Digimon. Per il momento e per oggi, per questo video è tutto, abbiamo fatto un sacco di digievoluzioni, sono abbastanza soddisfatto. Abbiamo sempre il nostro squadrone, almeno un Digimon, diciamo che l'abbiamo completato ed è lui. Molto probabilmente l'ultima forma è una fusione con Garurumon. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto lasciate sempre un bel like, condividete e commentate. Io vi do un bacione e ciao a tutti da Pierdarknight91.